nuovo video della Space Family. Non c'è più voce. Noi abbiamo fatto le valigie, ci siamo preparati, quattro valigie, zaini, due zaini e la borsa. Abbiamo un po' di roba, perché staremo 10 giorni, ragazzi, quindi ci siamo portati un po' di cose. Adesso stiamo aspettando la macchina che ci venga a prendere e poi direzione aeroporto e andremo a prendere l'aereo, ma non un aereo normale. E bensì abbiamo preso la business class. Vedremo anche noi come si sta, viaggia nella business class. Infatti in questo video vi portiamo con noi a scoprire la business class, perché anche per noi è la prima volta. Ma quindi una non business qualsiasi, la business class di Emirates. Di Emirates, quindi dovrebbe essere una delle più belle business class che ci a sono. A quanto si dice? Dentro dovrebbe esserci il bar, i posti dovrebbero essere fantastici. Non lo so, ragazzi, scopriamolo. Cioè, dentro il bar? Boh. Ragazzi, scopriamolo insieme, venite con noi in questo giorno, in questo viaggio. Come on, come on. Non fare tutta la roba, che poi sull'aereo inizierai a piangere. Allora, no, devo dire, ragazzi, l'avete visto, raga, tutti i video sull'aereo? Sì, ma sono 9 ore di volo, cioè, scusa, comunque è normale. Ma l'aereo è più grosso, un aereo a 2 piani. Raga, magari alzate lo sguardo e ci siamo noi. Esatto, ragazzi. Magari siamo proprio quell'aereo che state vedendo che passa sulla porta. Alzate adesso gli occhi al cielo. C'è la Space Family che sta facendo. Ciao, Space Family. Oddio, quella sarà con un paracadute. Oddio, non ci sono i paracaduti. Questo è il mio trauma, raga. Ha scoperto, cioè, che non ci sono i paracaduti. No, ho scoperto, sei tu che me l'hai detto, mi hai rovinato tutto. Ma è ovvio che non ci sono i paracaduti sull'aereo. No, se tu non me l'avessi detto io volavo tranquilla. Cioè, ho sempre volato quando sono bambina. Raga, no, non sono mai stata così fifona. Da quando mi ha detto, ah, perché pensi che ci sono... Ah, veramente pensi che ci sono... paracadute sull'aereo? Ma anche perché tu mica lo sapresti usare il paracadute. Ma che ne sai? Ma vabbè, magari era facile. Basta. E vedi la cordicina e ti fa. Sì, è facile. Vabbè, ragazzi, banda alle ciance. Viaggiamo insieme oggi. Andiamo a prendere l'aereo. Destinazione New York! New York, New York. Una scommessa d'amore. Bacio dell'amore. Bacio dell'amore. Andiamo! Fare un utilato. Comunque, per chi non avesse visto il video precedente, abbiamo portato Martino dalla nonna e in buone mani, andatelo a vedere, poi lo videochiameremo e basta, non possiamo fare nient'altro. Non possiamo fare nient'altro. Va bene, andiamo. Andiamo! Andiamo! Prima cosa, quando prendi Emirates Business Class ti vengono a prendere direttamente a casa. E noi dobbiamo sbrigarci. Muoviamoci! Raga, non so come, ma Vale è riuscito a farmi uno speed in meno di mezz'ora, in meno. Praticamente stavamo perdendo il volo, perché per New York serve il certificato verde, il Green Pass, e io l'avevo recuperato e Sara no. No, non avete capito, è stato un mago. Sono riuscito a recuperare il suo Green Pass, non so neanche io come. Io sono sconcertata, raga, in 3 secondi. Siamo stati due ore a cercare il Green Pass, stavamo per perdere il volo, ma ci siamo. No, lui... Ci siamo e adesso facciamo il controllo e andiamo. Ok, raga, io sto ancora metabolizzando il fatto che ce l'abbiamo fatta. E niente, cioè, ho il ragazzo più forte del mondo. Cioè, sei un mago, amore. Andiamo a New York. Raga, io sono sconcerto. No, vabbè, ancora devo... Per voi sembra una cavolata, ma per noi... Cioè, manca o meno di un'ora per al volo. Noi l'avevamo perso. Sì, l'avevamo... Per me l'avevamo perso, praticamente. E invece... Si va! Ciao, amore! Oddio! Abbiamo preso 2 scale mobili diverse! Ciao, amore!
Emirates New York. E adesso direzione Lounge. Emirates Lounge. Ti piace questa lounge? Bellissima. Guarda che carino. Bello. Noi adesso mangiamo. Guardate quanto è grande la lounge. Guardate. È enorme. Ci sono anche i computer e l'accesso per l'aereo è direttamente dalla lounge. È fighissima. Prima volta che vengo qui, è veramente veramente figa. Dentro la lounge c'è anche un salotto con una TV molto sobrio. Divanetti. Raga, sono in bagno, abbiamo appena pranzato e fra meno di 5 minuti si parte, ma non è il bagno di casa mia, cioè è fatto molto figo, ma non è il bagno di casa mia. E qui... Scusa, ma... no. Ma... Amo. Oddio, scusa, ma che si fa? È una doccia. Ci stare. Ma ti stai prendendo la doccia, dobbiamo partire fra 5 minuti. Chiudi, ragazzi, dai, non guardare. Ma no, mi pare normale, 5 minuti dobbiamo partire. No, vabbè, non ci credo. 5 minuti dobbiamo partire, sbrigati pure. Raga, mi sta prendendo un'ansia assurda, ve lo giuro. Vedo già l'aereo. Qui c'è il nostro aereo. Amore, ce l'abbiamo fatta ufficialmente. Ok, io mi sono tipo raccattata ovunque bottiglie di acqua perché... sì, me le danno pure sull'aereo, ma... sopra c'è pure il bar, tipo... Però per la partenza mi serve l'acqua, dato che è due piani, raga, cioè vi rendete conto? Ma cos'è un bestione? Entriamo per la prima volta nella business class. Madò, ma che grosso è? È un bestione. Guardate quanto è grosso l'aereo. Ma a me sembra assurdo, cioè è troppo grande, ragazzi. No, guarda quanto è grande. Ma ce la fa a volare sto coso? È un po' pesante per volare, amore. Amo, smettila, che mi prende già, c'ho l'ansia. In più ho due piani, in più sono una larga macchina. Andiamo! Praticamente le entrate per la business e per la first sono da un altro ingresso, sì, rispetto alle cose. Praticamente noi siamo al piano superiore, da quello che ho capito, guardate. Perché l'aereo... L'aereo ha due piani, vedete? E là c'è praticamente le persone dell'economy e noi entriamo dal piano di sopra. Hi, hello, hi. May I see your boarding pass? Yeah, yeah. Yes. Siamo arrivati nei nostri super posti. Guarda amore, poi smanettiamo, wow. Però siamo a fianco. Tra di noi non lo voglio questo, noi siamo marito e moglie. Ok, ci siamo. Questi sono i nostri due posti. Siamo al centro. Centro dell'aereo, di là c'è la lounge, ma ve la faremo vedere dopo. E andiamo a vedere i nostri mega schermi. Allora, io dai video non rende, ve lo dico, cioè, da adesso. Sì. Perché noi abbiamo guardato un po' come sono le business di Emirates. E diciamo che dal video non rende quanto la realtà. Sì, è bello, nel bello. Senso, la televisione dal video sembra molto più piccola, in realtà è gigante. Abbiamo questo schermo enorme davanti, lei ha il suo, qua abbiamo questo. Che io posso tranquillamente, anche tu. Si può alzare e ci separa. Ciao. Ci separa mia mamma e amore. Ma passo subito, te lo giuro. Poi qua. Oddio. Un controllerino. Quando siamo arrivati abbiamo già un cuscino, perché penso che questo si possa sdraiare, possiamo dormire. Qua abbiamo delle bevande. Ah, vedi, guarda. Si possono disedire. Anche lei lì ha il suo computerino, le bevande, ci hanno dato le coperte, qua abbiamo tutto lo spazio per mettere le nostre cose, ci hanno dato anche delle cuffie, Emirates cuffie, prova a sdraiarti, ma posso sdraiarmi? Sì. Il tutto? Prova. Non ci credo. Oddio, stai abbassando amore. Amo, devi volare per forza così. Ma non sto per terra, no, lo devi fare. Amo, stai per terra. From New York, I haven't done New York. Oddio. No, amo. Ma pensa a volare così? No, vabbè. Pazzesco, raga. Abbiamo dei letti sull'aereo. Wow. Ci hanno portato queste borsette bellissime. Bulgari. Di Bulgari, ragazzi. La mia andiamo, più bella. Andiamo a vedere cosa ci hanno messo dentro. Vai. Un pettine bellissimo,
Amore, non mi puzzeranno mai le ascelle con questo. Poi, vabbè, spazzolino e dentifricio, ovviamente non li apro per renderli sempre igienici. Vuoi che li apro? No. Ok. Poi, i fazzoletti servono sempre. Sempre. Uno specchio. Cioè, per noi donne è la vita, lo specchio. Targa Bulgari, abbiamo questo che è una lozione per il corpo, se ti fai la doccia ovviamente. Poi abbiamo un emulsionante idratante viso, ok, una crema per il viso. Poi abbiamo un per la bocca, lucida labbra. E poi abbiamo un profumo di Bulgari. Questa sacchettina a me piace. Vediamo il mio, io penso che... A voi non c'avete niente. Andiamo a vedere cosa c'è nella borsetta Bulgari che ci hanno dato qua, da nella uomo. Business. Una lametta. Poi abbiamo, per farsi la barba. No, vabbè. Beh, tutti i prodotti intimi. Poi c'è lo spazzolino. Bella. Ma la domanda è questa. Io questa borsetta posso portarmela a casa? Sì, certo. Questo è già il problema della mia vita. No, sì. Riuscite a mettere la videocamera così? Bellissimo. Cioè, spaziale. Poi, ragazzi, ci sono anche questi. Penso che dentro ci siano dei calzini di ricambio. Calzini e di ricambio fascetta e fascette. Per la gente con puzza di piedi come me. Ah, vedi, la faccia per dormire serve sempre. Guarda quanto è bella questa. Cosa che io non userò e mai. Poi, queste sono un po' da vecchio. Delle calze da vecchio puzzolenti. Belle queste calze da vecchio. Gli assistenti di volo sono gentilissime, raga. Appena arrivo a dove ha fatto subito un casino. Ha fatto un casino. Mi è caduto il telefono dentro la cassetta di salvezza. Un disastro. Per ora primo impatto bellissimo. Ecco, per ora primo impatto che diamo. Per ora primo impatto bellissimo. No, ho detto una cosa bruttissima. Ok, non c'entra niente questa cosa. Ci fanno portarmi via, l'avevo detto. Adesso però dobbiamo provare i tastini, amore. Cioè, fammi vedere. No, altri tastini. Era questo. Ma qui, guarda. Cos'è sta roba? Quello è un monitor. Sta PSP. Ciao. PSP. Ciao, amore. No, ma non possiamo dividerci mai. L'abbiamo detto, ma non mi senti. Senti. Pronto? C'abbiamo anche un tablet. Lì c'è un tablet, non so, ci sono un sacco di cose. Noi andiamo un po' a curiosare nelle nostre stazioni. Sembra che siamo in delle stazioni spaziali. Abbiamo due poltrone spaziali. Adesso ci andiamo, un po' a smanettare su quello che abbiamo intorno. E poi ci sentiamo dopo. Tra poco partiamo, tra pochissimo. 9 ore di volo. 9. Mamma mia, che ci aspetta? 9 ore. Allora, andiamo. Se questo video arriva a 10.000 like... No, deve fare 30.000 like. 30.000 like, proviamo la first class. Wow. Una bellissima penna. Ci hanno portato una bellissima penna che non userò mai, però bellissima, grazie. Raga, sorpresa incredibile. Cioè, è arrivata con una Polaroid, l'Osses. Pazzesca. Dico solo questo. Guardate che roba. Cioè, guardate che roba. Certo, vi faccio una foto ancora meglio. Pazzesco, facciamola, ve la facciamo vedere. Dai. La situazione sta degenerando. Io le amo. Sara è diventata un hostess. Io le amo. Fantastica. Ma tutto quello che vuoi. Bellissimo. Wow. Bellissimo. We need to do it again. Gorgeous. Mamma mia. Yeah. Tutto è successo, raga. Non siamo ancora partiti, sta succedendo di no, tutto. No, io ho sentito muoversi l'aereo, infatti mi stava piangendo. Vabbè, stiamo per partire, ci prepariamo psicologicamente. Ci vediamo fra poco, ciao. Gentilissima. Grazie. Vediamo. E adesso si deve... Eccola, guarda, sta iniziando. Vediamo. Oddio, guarda quanto è bella, amore, guarda. Oddio, che bella. Bellissima, raga. Ah, ci hanno portato un panno caldo. Thank you. Ah, io non posso perché c'ho il trucco. Mannaggia il trucco. Wow, raga. No, raga, è una goduta incredibile. Non puoi capire, amore. Non puoi capire se non sto mettendo uno. Raga, è bellissimo. Finanzi, amore. Si nota? Sempre l'ansia. Caramella, la menta per l'ansia. E andiamo. E ci facciamo riconoscere pure in business class. Guardo da diverse, da tre telecamere. Ma come fa a essere così alta la telecamera? Ah, allora, perché sta una sopra. Vi faccio vedere quello che stiamo guardando davanti a noi. Adesso. Ok, questo è quello che noi vediamo davanti a noi.
E questo è proprio il nostro aereo, che ha diverse telecamere. Come potete vedere, quella è quella sopra. Qua abbiamo, ok, questa qua è quella, no, è quella che vedremo sotto il cielo, no. E questa qua invece è quella che vediamo davanti a noi, quello che vediamo davanti a noi. Quindi un po' di viaggio ve lo faremo vedere anche attraverso le telecamere. Oh, amore, no, te prego. No, stiamo più scendendo. Possiamo solo salire. سادتي وسادات خدمة الصوف إمارات سريد متوفرة على رحلتنا اليوم يمكن الاستمتاع بخصم 15 دولار أمريكي عند شراء أي طيران تنطبق بعض الأسئلة. Signore e signori, potete accedere al menu di oggi sull'applicazione di Emirates. Basta aprire l'applicazione sul vostro cellulare. Prima comunicazione di bordo, siamo partiti. Sara si sta rilassando dopo una partenza come sempre ansiosa e spaventata, ma si sta rilassando, tutto a posto, siamo appena partiti e niente, vi aggiorneremo passo passo su quello che succede in questa business class, vi faremo sapere. Stavo giocando a Monster & Co. Tanto lei stava giocando, ci sentiamo fra poco, ciao. Qui abbiamo il nostro menù e dobbiamo scegliere che cosa vogliamo questa sera per cena. C'è l'imbarazzo della scelta. Ok, abbiamo ordinato e dopo vi faremo vedere la nostra cena. Ma prima adesso andiamo a vedere la lounge, ok? Ah, andiamo adesso? Andiamo, dai, andiamo. Adesso è ancora giorno, poi dopo è sera, poi ve la facciamo vedere anche di sera, ma andiamo di giorno, dai, andiamo. Dove andiamo? Sono le 5:30. Andiamo. Grazie. C'è un bar nell'aereo? C'è un bar nell'aereo. Oddio, voglio guardare se c'è un amore, non fare la solita. Guardate che bello, col bar. C'è il bar col divanetto. Oh, prendi sta roba. Tutto quello vuoi. Ma che stai? Io mi sono preso quello. È balena. Praticamente, ragazzi, nella business class servono anche patatini al gusto balena. Ma come? Torniamo ai nostri posti. Mi hanno portato le noccioline. Chardonnay 2020 for you, please. Yeah, right. José Pablo. Thank you very much. You're very welcome. Please enjoy my favorite. Enjoy. Ci trattiamo bene in questo viaggio. All right.
ragazzi, fuori ci sono meno 68 gradi. Giusto per dire, meno 68 gradi. Allucinante. È arrivato il cibo. Thank you very much. Che bello il mio amore. Stavolta ho dato la pista. Si mangia, allora guardiamo la cenetta di Sara. Wow. Bellissima, eh? Sta registrando. Un hostess, un hostess. Ci sta registrando. Comunque siamo a quota. Siamo a quota 40.000 piedi. 40.000 experience. Thank you. Thank you very much. È arrivato anche il mio cibo. La signora Bisegna sta gradendo. Buonissimo. Signora Bisegna è bellissima. Ti piace signora Bisegna? Bella, eh? Sì, ormai. Mazza, ormai qua. Siamo quasi marito e moglie. Quasi. Ora proverò le cuffie di Emirates. Sono belle. Mangiamo, mi scelgo un bel film. Guardate la scritta Emirates. Bello, amore. Sì, sì. A differenza delle cuffie che trovi normalmente in aereo, queste cuffie qua, a mio parere, isolano abbastanza bene e si sentono anche molto alte. Approvate. Cioè, io mi guardo tranquillamente un film qua. Sì, sì. Buono. Sono buone, cuffie approvate. Ma le provo anch'io tanto. Mangiamo. Continuiamo a mangiare, ci vediamo fra poco. Ciao. Enjoy. Let me know how it tastes. Thank you. Siamo arrivati al dessert. Qua dentro ci sono dei cioccolatini. Comunque ci troviamo sopra l'Irlanda. Mancano 6 ore a destinazione. 5 ore e 54 a destinazione. E dopo la cena è il momento di mostrarvi qualcos'altro di questa business class. Quindi, il a te amore bagno, direzione bagno. Mostra, esatto, il bagno a tutti gli space familiani e non in ascolto. Andiamo in bagno. Guardate che figo così. Wow. Cosa stai facendo tu là dietro? Qua stanno dormendo tutti. Grazie. Grazie mille. No. No, vabbè raga, è una cosa pazzesca. Allora, è abbastanza largo, devo dire. Infatti mi vedete interamente. E poi la cosa spaziale è... cioè, io faccio la pipì con... la pipì guardando il finestrino. Poi di qua cosa abbiamo? Allora, abbiamo un profumo di bulgari, un altro profumo di bulgari, dei fiorellini. Io, per il trucco... una parte più grande. Poi abbiamo questo qua, abbiamo un lavandino normale e basta. Qui cosa c'è? Ah, spazzolini. E qui c'è, cos'è? Non ho capito cos'è. Sono entrato, ma carta mi sa. Ah no, ok, per le donne, scusate. Comunque, e niente, abbiamo anche qua per farci anche gli asciugamani eccetera. Bellissimo. Devo dire che sedermi e fare la pipì con lo sfondo del cielo è pazzesco. È un grande viaggio, cioè comoda, non ti sembra di stare sull'aereo, il servizio è pazzesco, gli hostess sono super professionali, c'è proprio un alto livello, veramente bello, super approvato, da fare una volta nella vita.
bello, bello. Guardate, 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 guardate cosa abbiamo sotto di noi. Allora, qua c'è Sara che dorme. E sotto di noi, vedete? C'è il ghiaccio. Lo schermo è decisamente grande, ci sono i vari film che ti puoi scegliere di varie lingue, film che puoi scegliere, ci sono tantissime cose, musica, giochi, c'è un po' di tutto, c'è un po' di tutto, quindi sicuramente non ti annoi, oppure dormo, ecco, così, proprio così. Va bene ragazzi, mi sa che mi riposo anch'io un pochetto, due orette, e ci vediamo fra un po'. Magari mi risveglio che siamo arrivati a New York. Buonanotte fiorentini. Avevo dimenticato questo. Buonanotte. Ho provato un po' a dormire ma non riesco, è venuto a portarmi altro cibo. Sto guardando Detective Pikachu e Sara continua a dormire. Non so se sentite, non lo so, non so neanche quanto manca. Manca un'ora e mezza. Oh, sto a dormire. Niente, io mi sono appena alzata, cioè da un pochino, vabbè, in realtà da poco, perché ho fatto un bel sonnellino di un'ora / due, e cosa che io non pensavo mai nella vita di fare, nel senso, cioè io gli ho proprio detto, ma de che, nel senso, questi sedili si abbassano totalmente, tipo sdraiati, io ho detto, ma quando mai li userò invece? E qua è Vale invece, che sta dormendo, amore. Dormi, peso mamma. E niente, ora io dovrò andare per l'ennesima volta in bagno a fare il bim. 47 minuti all'atterraggio. Guardate che figo così. All'aeroporto di JFK. Amore, tu ti stai guardando Pikachu? Hai sonno? Ho dormito un po', però un po' entrambi abbiamo sonno, però comunque avremo dai l'adrenalina appena arriviamo, cioè tra adesso, perché siamo proprio coccolati qua, sdraiati, cioè io penso che una volta che scendiamo comunque un pochino di brezza ce la ridà. E niente, io ora vado a fare il pipì, tanto siamo quasi arrivati raga, e niente, poi riprenderò. Tutto rosa raga, è tutto rosa. No vabbè, comunque è stato un volo, no, bello, magnifico, cioè proprio magnifico, vero amore? Bellissimo, cioè a me sono passate veloci queste 9 ore, te lo giuro, a me sono volate queste 9 ore. Vi vediamo fra poco, vi aggiorno amici. Mi sono svegliato. Signore e signori, a breve arriveremo a New York. Vi chiediamo di ritornare ai vostri posti e di assicurarvi che i vostri bagagli siano riposti sotto il sedile o delle cappelliere. Vi preghiamo di controllare che il sedile abbia lo schienale in posizione verticale, con i bracciali abbassati e che la cintura sia saldamente allacciata. I tavolini devono essere richiusi e gli oscurati dei finestrini completamente aperti. Raga, stiamo scendendo a New York, stiamo arrivando in America. Ce l'abbiamo fatta! La Space Family è in America, ufficialmente. Papà, mamma. E basta. No, come basta? Ah, vero. C'è pure lui. Eh sì. C'è pure lui. Stiamo scendendo ragazzi, sta scendendo l'aereo. Siamo a 28.000 altitudine. Piedi, stiamo scendendo sempre di più. Voto a questa business class? 10. Posso dare di meno? Cioè, siamo stati proprio passati, tranquilli. A me le 9 ore raga mi sono volate, no, passate. Poi
intorno a noi non c'era praticamente nessuno. No, e quindi zero. Ci è sembrato veramente di stare a casa. Siamo sul divano a casa per 9 esatto. ore. Ecco. Ci è sembrato di stare sul divano a casa per 9 ore con persone che venivano a servirci. Fantastico. Cioè, no, Emirates. Bello, bello, top. In Italia è mezzanotte, a New York sono le 6:15. Noi saremo sempre 6 ore indietro a voi, quindi quando voi siete, non lo so, a scuola e state vedendo questo video, anzi facciamo una bella cosa, state guardando questo video. A che ora lo state guardando? A che ora lo state guardando? Qui da noi sono le 6 in America, ma in Italia è mezzanotte. Quindi voi già state dormendo. Voi siete nel futuro per noi, mentre noi siamo nel passato. Oddio, vabbè, spero che avete capito, ragazzi. Ci stanno spaccando le orecchie, siamo a 24.000 piedi, stiamo scendendo. Ci vediamo tra poco per l'atterraggio. Stiamo atterrando. Oddio. Stiamo atterrando. Mancano 700 piedi. Stiamo per atterrare. Si vedono le camere. Stiamo atterrando in America, c'è un sole incredibile, sono le 6 di pomeriggio. 500 piedi. 400 piedi. Eccolo. 400 piedi. Eccolo. 350 piedi. Ma è sicuro che lo vede la strada? Sicuro che? La vede la strada? Spero di sì. Certo. Magari si è addormentato. 200, oddio. Oh. 250 piedi. Oddio. 10. Certo, non è capace. 80. 79. 69. 5. 0. Oddio, a casa, la vedo, la vedo. Bacio dell'America. Siamo in America. Siamo in America. Siamo in America. Raga, siamo arrivati, siamo in America. Ufficialmente. Noi ufficialmente siamo in America e inizia il nostro viaggio, la nostra avventura, quindi vi salutiamo con le orecchie attappate. Un viaggio fantastico, niente. Non sentiamo niente. Ci sta venendo a prendere il nostro amico Tony, che vive poi in America, che vi faremo conoscere. Ma noi ci vediamo in un prossimo video della Space Family qui in America. Grazie mille di aver visto questo video e se arriviamo a 30.000 like proveremo la first class, è quella che si può fare la doccia, una roba incredibile. Ciao ragazzi, sentiamo niente ragazzi. Ciao, inizia l'avventura. Guardate soprattutto con che macchina, signori, guarda, grazie. Guarda, cioè, ve la faccio vedere in tutta la sua bellezza, che bestia, sta male qua in America, signor Bise, prego, vedi? Sì, sì, prego, mazza. Ci mancherebbe, pazze, oh, ma cos'è? Ma lì c'è un video. Mazza.